Le celebrazioni che si sono svolte a Livorno per ricordare le 8 vittime dell'alluvione del settembre 2017 sono state l'occasione per fare un bilancio dell'opera di messa in sicurezza del territorio intrapresa dalla Regione Toscana, in collaborazione con i comuni di Livorno, Colle Salvetti, Rosignano e gli altri enti coinvolti. Come ha ricordato il presidente della Regione Enrico Rossi, nella sua veste di commissario per la ricostruzione, ad oggi sono stati ultimati 249 dei 294 interventi messi in programma, l'85% del totale. 37 sono ancora in corso, e li chiuderemo presto e con la proroga che il governo ci ha dato abbiamo da fare altri 14 interventi sull'Ardenza, sul Rio Maggiore e sull'Ugione per la messa in sicurezza rispetto ad eventi analoghi che potrebbero malauguratamente verificarsi. Il governo ha recentemente prorogato di 6 mesi l'incarico di commissario per la ricostruzione al presidente Rossi. Penso che si possa esprimere una soddisfazione relativa, anche se, ripeto, capisco che ci possono essere dall'uno o dall'altra parte problemi ancora aperti, situazioni. Ci siamo, continueremo a lavorare e forse a metterci anche qualche altra risorsa, perché per fare le cose fino in fondo, fatte bene, qualche altra risorsa non guasta.